Prima Milano, poi Bollate, Pasquetta di Sangue nel Milanese tra il capoluogo e la provincia, dove nel giro di 15 minuti si sono verificati due gravissimi incidenti. Il primo si è consumato alle 16.04 in zona Certosa, dove per cause ancora in corso di accertamento un uomo di 80 anni che viaggiava in bici è stato travolto da un'auto all'altezza del Civico 81. L'anziano ha un gravissimo trauma cranico e le sue condizioni sono molto delicate. La prognosi è riservata. Meno di 15 minuti dopo, alle 16.18, un altro tragico incidente tra una moto e un'auto sulla strada statale Varesina 233 nel territorio comunale di Bollate. Ad avere la peggio è stato un uomo di 67 anni che viaggiava a bordo delle due ruote. I medici del 118 lo hanno stabilizzato sul posto e poi lo hanno accompagnato al Niguarda. È in coma, le sue condizioni sono disperate.